Andrea, complimenti, insomma, una promozione che ha coronato una grandissima stagione. Assolutamente sì, ci mancava, come ha detto Fabrizio settimana scorsa, la ciliegina sulla torta. Questa ciliegina l'abbiamo messa e stasera penseremo a mangiarcela e a festeggiare tutti insieme, perché i ragazzi hanno fatto un'annata, secondo me, non scontata assolutamente, perché quando devi vincere non è mai così semplice, ma soprattutto non è mai scontato, perché trovi squadre che normalmente danno sempre quel qualcosa in più per mettere lo sgambetto alla favorita. Noi siamo stati bravi ad avere continuità, a mantenere sempre i nervi saldi anche in situazioni dove avevamo un po' di difficoltà, e i ragazzi credo che sul campo hanno meritato questa promozione e a febbraio aver vinto la Coppa Italia regionale. Poi una gara secca è sempre molto rischiosa. Beh, le gare secche, lo sappiamo, hanno mille insidie, i valori si azzerano, quello che conta sono i 60 minuti e oltre se ci dovessero essere stati i supplementari. Io credo che nelle partite secche noi non abbiamo mai sbagliato approccio, non abbiamo mai sbagliato partita e lo abbiamo dimostrato portando a casa due trofei importanti, la Coppa Italia e oggi la promozione in Serie B. Tratti, il match è stato anche molto duro. Beh, il calcio a 5 è molto fisico, quindi diciamo che... il calcio a 5 è questo, è molto fisico, non c'è manco il fisico, non so che volevo dire, purtroppo allenare gente come questa non è mai facile, quindi aver vinto questo campionato secondo me vale doppio. Quindi è presto, vi facciamo festeggiare, poi con calma insomma comincerete a programmare questa Serie B. Sì, questo ripeto è compito della società, io oggi stasera con i ragazzi penseremo a goderci questa vittoria, poi da domani, dopodomani, se la società mi chiamerà, vedremo il da farsi. Oggi noi passiamo la palla alla società, saranno loro a programmare, speriamo di avere un proseguo, anche perché il pubblico lo merita, ci seguono ed è stato veramente, veramente bello vivere una giornata di sport così.